Trovati. Parliamo spesso con personaggi che rappresentano nell'ambito della cultura, nell'ambito dell'arte, se volete o anche della politica. Un po' l'eccellenza della nostra terra e che ovviamente porta il nome delle Marche in giro per il mondo, sempre ai massimi livelli, e sono conosciuti e riconosciuti. E questo ci fa indubbiamente piacere. Ritorniamo oggi ad ospitare un personaggio che abbiamo incontrato all'inizio delle nostre trasmissioni diciamo tutto sommato ci ha portato fortuna io mi auguro che, questa, che la sua apparizione allora circa un paio di fa abbia portato fortuna anche all'azienda che lui dirige come amministratore delegato e che è per motivi sentimentali se volete miei storici, romantici ecco, diciamo romantici ma in realtà anche per motivi eh, diciamo regionali, locali e di tradizione uno dei punti di riferimento. E, e spero che abbia portato fortuna anche in questo momento in cui questa barca un po' vacilla nel mare e nella tempesta della crisi. Parlo dell'ECO e parlo di Stelvio Lorenzetti, che è amministratore mh, delegato. Molte cose sono passate e sono cambiate in questi diciamo un paio d'anni che ci siamo visti l'ultima volta qui mi pare doveroso però di fare un po' come avrebbe detto Tortora eh, Buonanima grande personaggio che è stato, chiedere a Stervio lorenzetti intanto salutandolo, cioè, di essere contento di essere qui perché si fa si chiacchiera sempre meglio fra amici e con, ehm, e con amici, perché ci si dice. Eh, tutto e, e anche il contrario di tutto, volendo, cioè non ce ne chiediamo. Io tanto. vengo volentieri qui da te, lo sai? E mi fa molto piacere. Senti, come diceva il Buon Tortora, dove eravamo rimasti? <ride> è, è vero. Non, è passata, una, una bella sì. domanda, una bella domanda. Dove, dove eravamo è, rimasti? Io non mi ricordo. Tre anni fa sono venuti, eh? Sì, due anni e mezzo fa circa. Quindi quanto acqua è passata? Era soltanto è per chi è È passata chiederti... tanta acqua, veramente. veramente stiamo sì. vivendo poi in momenti molto particolari, diversi da quelli. Che vedevamo eh, anni fa. Eppure, eppure ci eravamo dentro la crisi. O oh, stavamo entrandoci. Io credo che ci stavamo entrando, non eravamo ancora conclamati. E, e poi, soprattutto, Giovanni. Credo che il 2008, quando ci dissero che stavamo entrando in questa crisi, in questo tunnel del quale ancora non si vede le, la fine. Eh, non ci rendevamo conto. O perlomeno speravamo che quello che ci dicevano non era vero, oppure eh, pensavamo sì ma tanto passerà velocemente, oppure a me sicuramente forse non mi tocca. E ti devo dire che nel nostro settore strumenti musicali questo è avvenuto, cioè nel 2009 eh, il settore strumenti musicali sembrava quasi non toccato dalla crisi, non abbiamo perso fatturato, addirittura abbiamo incrementato gli utili. Eh, parlando con i nostri soci, diciamo eh, il settore musicale è un settore. Eh, C'era un mio socio eh, che mi diceva: Canta, che ti passa. Si vede che questa sì, sì. È, la, è, la, è, è, è la teoria, no? per cui il settore musicale non calava. Invece nel 2012, caro Giovanni, che prodotto La parte crisi: gli strumenti, senti... soprattutto gli strumenti, o il tutto? settore strumenti musicali, la produzione e la vendita del, degli strumenti musicali in Italia. Nel 2012 è veramente calata, parliamo di un meno 15% fino ad arrivare a un massimo di un meno 30% nel 2012. E quindi le aziende del settore si sono dovute eh, ristrutturare, rinquadrare, eh, riverificare eh, dalle da, da basi alla testa, dalla testa alle basi. Eppure, in un periodo proprio, tu parlavi del 2008-2009, già si stava entrando piano piano. Mi pare nel 2010 voi avete fatto un'acquisizione importantissima, sì. che è, che è la, la Montarbo. La Montarbo, raccontaci, allora, spiegaci che cos'è, cosa fa e se è un'azienda una che produce qualità, perché Beh, questo è importante. Ritornando un attimo, Giovanni, al discorso ah, del 2008-2009. 2009 c'è stata una leggera flessione rispetto al 2008, 2010 addirittura il fatturato è riaumentato, 2011 è ancora riaumentato. Ecco perché diciamo siamo fuori dalla crisi. Nel 2012 invece c'è stato questo calo. Che però tutto sommato, se andiamo a verificare il fatturato 2009 con il fatturato 2012, questo fatturato alla fine si uguaglia, più o meno siamo lì. Quindi. C'è stato un aumento per assurdo e poi un calo, quindi c'è stata una W, la, sì, la, certo. la, la, la famosa W, e adesso però si pensa che ci sarà una U lunga, quindi non si sa, non si sa quando eh, usciremo da questo tunnel. Dal tunnel probabilmente, eh, sentendo i grossi economisti, si potrà uscire magari anche all'inizio dell'anno prossimo, ma prima che si e normalizzi tutto molto questione sarà dura diciamo sarà diciamo la verità veramente è dura. Questione... poi sei Giovanni come parlavamo prima eh, i nostri governanti ci dicono andate all'estero eh, sembra facile andare all'estero ma senza se non hai determinati eh, certo. precisi eh, indicazioni da seguire soprattutto hai delle determinate vorrei quasi dire un DNA aziendale che sei Propeso All'estero, magari ne parliamo dopo. No, 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 ma, <coughs> ma è, è una cosa paurosa, Giovanni. Oggi non è facile per noi, eh, che grazie a Dio esportiamo. Il 2012 non è stato così catastrofico. Eh, abbiamo chiuso più o meno con 6% in meno rispetto a, a, al, 2012, al 2011, scusa. scusa. Però perché siamo calati quasi il 16% in Italia, ma siamo cresciuti altrettanto in maniera esponenziale all'estero eh, quindi ecco abbiamo compensato ma per pensa al... per quelle aziende che invece vendono solo in Italia e che non hanno estero quindi magari dopo magari pa parleremo sì, del, no, ma del, ma anche dell'estero prima di riparlare <ride> della Monterbo. torniamo indietro l'estero, qual è l'estero che è per voi è un punto di riferimento? Giovanni oggi l'estero è il mondo Oggi il mondo è diventato globale, internet, le fiere, i viaggi, l'aereo che ti porta in 18-24 ore in Australia, oggi il mondo è globale. Internet poi ci sta veramente massacrando, nel senso che tu oggi, tu utente finale, sai ancora prima di leggerlo sui giornali o di andare in una fiera che sta... Eh, cambiando una tendenza oppure sta arrivando un nuovo prodotto, quindi tu sei informatissimo. Quindi devi andare a vendere in tutto il mondo, ma per andare a vendere in tutto il mondo, come dicevamo prima, fuori onda, eh, devi avere delle, dei, dei dogmi, de, delle cose ben precise. Tiro. Adesso non è che uno si alza al mattino e, e dice, sei, Adesso vado all'estero. Cioè, per esempio, per entrare in America, devi avere il brand. Perché il brand deve essere un brand riconosciuto, grazie a Dio noi ci chiamiamo Eco, ma poi abbiamo comprato Quicklock, abbiamo che dice... comprato, ecco come dicevi tu, Montarbo. Quindi riusciamo ad andare all'estero con dei marchi, con dei brand. Ma poi oltre al brand, devi avere la ricerca, devi avere lo sviluppo, quindi devi avere: il, eh, gli americani lo chiamano The Reason Why? Perché devo comprare quel prodotto piuttosto che l'altro. Lo devi comprare solo per il prezzo? Oggi Ma scusa, se... sai sei una, una, una eco, dico l'eco intanto per dire che va a rompere le scatole nella patria delle Martin, delle Gibson, Assu... della Fender, tanto assolutamente, per perché... assolutamente sì. Che mercato gli prendete? Ma come... noi siamo un mercato molto piccolo, loro Fender, Gibson, Martin sono enormi in America. Noi laggiù per loro rappresenteremo l'1% del loro mercato. Però per noi è un mercato abbastanza importante. Però ecco, ti dicevo: ci devi andare con certo. delle cose, delle cose ben precise. Scusa, visto che parlavamo di no, 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 brand, eh, ricerca e sviluppo, eh, quindi devi decidere perché il tuo marchio verrà acquistato. Ti vuoi buttare sul prezzo? Ma se basi tutta la tua vendita sul prezzo i cinesi ti massacrano. Quindi devi avere ricerca, sviluppo, qualità, tecnologia, ecco, devi avere queste doti insite certo. nel, nel, nel tuo brand e ma per fare questo, Giovanni, devi investire. Poi io mi dispiace dirlo, te lo dicevo prima, il Made in Italy e è vero che per certi prodotti ancora esiste. Vedi la calzatura, vedi la moda, eccetera. La Ferrari. La Ferrari, assolutamente. Di, di prodotti certo. di alto livello, ma per prodotti di basso o medio livello, purtroppo il Made in Italy non esiste più. Esiste il Made eh, wherever you want, cioè, sì, Do, certo. dove, te pare, dove te pare, come si suol dire qui da noi. No? Quindi eh, lo produci in Cina. L'importante è che tu rispetti queste cose che ti ho detto prima, il brand, la qualità la tecnologia, la ricerca, il design, ma per andare in certi mercati devi avere anche le certificazioni per entrare in quei mercati. Ecco, per esempio, entrare in un mercato americano è vero che è molto più difficile che entrare in un mercato europeo, per esempio. E, non lo so in Finlandia come Assolut in Turchia? Assolutamente sì assolutamente sì, poi se parliamo del mercato scandinavo hai detto Finlandia è, è anche peggio dell'America i famosi paesi scantinati come dice è, è, un amico esatto. mio no? a parte gli scherzi è, è peggio dell'America cioè, sì, ma noi, perché? Perché loro tengono molto loro a, a non hanno, far entrare chiamiamolo così Giovanni una specie di protezionismo, protezionismo tra certo. virgolette, cioè loro vogliono che tutti quei prodotti che entrano nei loro paesi abbiano una determinata certificazione. Noi in, in Europa diamo il, il, il CE, la Comunità Europea, certo. in America danno l'UL, in Cina ne danno un altro che adesso non mi ricordo, in Scandinavia ne danno altri ancora, quindi tu per entrare in questi mercati devi avere le certificazioni. Per avere queste certificazioni... e Quanto tempo passa? Ci vuole tempo, soldi pure. Tempo e tanti soldi. E qui io vorrei fare un appello se c'è qualche politico insieme qualche cosa, guardi, es esatto no? cioè, vorrei fare un appello ai politici che spero ci guardino per dire signori voi ci dite di andare all'estero ma per andare all'estero ci vogliono tanti soldini dateceli questi soldini anche poi, a noi aziende anche perché poi le aziende esportano in merito esatto. esportano... no, noi non vogliamo soldi freschi ma paghiamo le tasse paghiamo l'IVA Ristornateceli dall'IVA, dall'F24, dall eh, da, 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 dalla dichiarazione di redditi fine anno, come volete. Quindi noi investiamo, vi dimostriamo che eh, certifichiamo, che investiamo per la ricerca, per lo sviluppo. Ma questi soldi ridateceli indietro, magari una parte di questi soldi che abbiamo investito, perché altrimenti non è facile andare ad aggredire i mercati così importanti. Quindi, è tutto un cane che certo. si morde la coda. Per la ricerca e lo sviluppo, visto che rientriamo, essendoci mh, questa richiesta nei confronti dello Stato di essere più presente, perché ci sembra assente, perché predicare bene qualunque Stato sia, poi rassolare male, nel senso ricercate, sviluppate, ma se non c'è la possibilità. Su, sul bilancio dell'Eco, quanto incide? Giovanni, noi eh, normalmente tutti gli anni investiamo quasi un 10%. Del nostro fatturato in ricerca, in sviluppo, in tecnologia, eh, in viaggi. Ecco, noi purtroppo produciamo quasi tutto in Cina meno che la Montarbo, poi ne parleremo che è prodotta certo. al 99,9% in Italia. A Bologna oppure... A Bologna, esatto. Eh. Eh, esatto. Montanari mi pare che sia. Sì, viene. la famiglia Montanari. Abbiamo acquistato il marchio, eh, l'azienda, abbiamo fatto un subentro proprio di... Eh, siamo subentrati alla loro gestione eh, ed è, è la famiglia Montanari. Qualche, ma le chitarre Eco sono tutte fatte in Cina oppure una parte come tre anni fa mi pare che mi dicesti che Qualche cosa a livello artigianale. Sì, sì, sì. Noi eh. ancora lavoriamo in Italia. Ma solamente a livello alto abbiamo un certo. custom shop che dove produciamo le chitarre per gli artisti. E, eh, Oggi per... c'è qualche artista. Di... Una volta c'erano i Rocks. Eh, voglio dire, c'era Bennato, tutta gente, anche Morandi. Ma anche qualcuno ne ha una fotografia. Eh? di un André con una 12 corde del Assolutamente vero? <ride> e' André Celentano Morandi prima, i eh, Rox, Vandelli 84, Equipa certo. 84, lo stesso Battisti suonavano con le chitarre eco, ma oggi abbiamo chitarre, musicisti invece attuali, a partire da Giovanotti. Non so se l'avete visto sì, l'ultimo video. Forma no? di Cuore. Forma che... di Cuore, suona con la nostra chitarra, ma poi per andare a eh, Ligabue più che ancora Edoardo Pennato, Renato Zero, non so se avete visto. Ehm, quell'evento famosissimo eh, Campovolo no? per sì, sì, aiutare sì. i terremotati del Meno Romagna con altri 12 artisti, 12 artisti ehm, sì, ehm, la Eco era uno degli sponsor ufficiali di quella serata eh, abbiamo messo a disposizione 12 chitarre nostre, eh, loro le hanno firmate, le hanno messe in vendita su ebay ah, bene. e la il ricavato è andato a finire eh, per la eh, povera suona, gente. Ci del... hanno suonato praticamente quella sera e basta. Eh, ci hanno suonato quella sera, l'hanno firmata, eh, le hanno vendute su eBay e il ricavato le è stato devoluto per i terremotati della mia Romagna. Eh, quindi queste sono chitarre fatte qui appositamente anche perché verranno esatto. seguite anche sull'altezza de, de, delle corde e esatto, compagnie esatto, esatto. Deve essere fatta e abbiamo tanti ]issimo. artisti che ancora sono con noi lo stesso Zucchero eh, nell'ultima tornea ha usato una nostra chitarra elettrica eh, e ci ha fatto immensamente piacere stiamo però vedendo che gli artisti attuali eh, si stanno sempre di più legando al marchio Echo e questo ci fa molto molto piacere davvero. Senti cioè, lo sai una cosa ho visto, è uscito recentemente un volume che è molto interessante e cioè è bello dal punto di vista fotografico è praticamente la storia delle chi della chitarra in generale, di tutti i marchi, eh, io, ehm, quindi c'è eh, Martin, Gretsch, altra grandissima marca, c'è certo, certo, certo. la Gibson. Sfogliando eh, il, tutta la parte che si riferisce alla Gibson, ho visto che la Gibson, perché è nata dopo, va copiato. La chitarra, quella che portava i Rocks perché c'è una Gibson con la, quella la freccia. Fatta freccia? Sì, 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 è vero, è vero. È vero. Lì c'è stata una diatriba per chi è che l'ha fatta prima. Loro dicono che l'hanno fatta prima loro. Eh, io ho visto, vedevo no. le fotografie. Poi, noi come... diciamo che l'abbiamo fatta prima noi perché i Rocks oh. erano, però, sai, la Gibson è un'altra di quelle aziende storiche. Eh, però grazie a Dio, poi la diatriba si è risolta in maniera molto. Allora, eh, perché io, eh, mi Perché sembrerà... poi la paletta di loro. Eh, è, è diversa, diversa dalla paletta nostra è una paletta diversa, per e forza. quindi anche al look quella di loro è fatta molto di più a V sì, sì, invece sì. la nostra è fatta più a forma di freccia vera e propria quindi alla fine eh, gli animi si sono calmati cioè, e <ride> noi abbiamo continuato a vendere le nostre chitarra ma questo succederà, succederà sempre è successo sempre, con la Fender Stratocaster sempre, per sempre. esempio perché chi è che non ha copiata quella sì, di, ma anche di Jimi Gio Hendrix e Giovanni me. guarda un conto è fare un'auto ma certo. la, la chitarra tu mi insegni se sei è... un chitarrista <ride> è, è difficile inventarsi no, no, una, no. una forma anche perché se fai una forma diversa tu che sei chitarrista non la suonerai mai ma io comunque, sai, comunque modo... utilizzo ve lo dico ma non perché qui utilizzo una 12 corde della una ranger 12, 12 che è una ranger 12 cioè ho anche una, Air, una ranger 6 che non avevo ovviamente che ho comprai penso 30 anni fa è veramente ancora una cosa che abbiamo dato se non sbaglio la cinquantesima anniversaria dico è vero? 50 anniversario dal 12, cioè. la 12 quadri, io sì, la, la Ranger bella, 6 ce l'avevo era una delle prime che ho del 68 ce l'ho molto bella la molto Ranger bella. 6 del 68 tienila quella Quindi, tienila mi Ti raccomando. ed è veramente ancora farato tiene benissimo l'accordatura, la sì, sì. che è una cosa molto una, una uno dei pregi no. della vecchia Eco ma anche dalla nuova eco eh, erano, era proprio l'accordatura, la venuta delle corde, l'accordatura, dell il manico. Che forse all'epoca era anche un po' troppo tozzo, dicevano. Ma adesso è stato migliorata, quindi siamo di nuovo eh, on track. Scusate la digressione. Abbiamo parlato un po' <ride> dello strumento, ma del resto loro sono nati con. con, con che fondò Oliviero, 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 che fondò cioè, l'Eco in realtà nel 1959 fe, nel 59 fece, faceva le chitarre le chitarre quindi le chitarre. voi non potete uscire dal solco che poi è stato tracciato, tracciato che poi lui è fondatore. morto giovane dopo ovviamente sì, il fratello si sì, sì, sì. è subentrato poi però lamberto ha ricomprato il marchio ha cioè, ricomprato certo. il marchio ha dato un, un una nuova una, direzione. Una nuova direzione è anche un appeal diverso, cioè certo. voi continuate a fare chitarre per tutti, però lavorate. Ma, per ma tutti vedi i Giovanni, la, la Echo è rimasta praticamente produttrice di chitarre. Noi ovunque andiamo nel mondo tutti mm -hmm. ci dicono, ah, come dicevi tu prima, no? Io la prima, la mia prima chitarra è stata una Echo. Però la Echo poi si è trasformata, non è più solo produzione. Se avessi avuto la Echo come prima chitarra alzi la mano. Eh, perché è, ci vero, credo, è vero, è vero, è vero. E poi l'Eco si è trasformata perché non siamo più oggi solo chitarre, eh, noi produciamo e vendiamo chitarre in tutto il mondo. Ma poi, come dicevamo prima e parleremo adesso, abbiamo poi acquistato dei marchi come la QuickLock, Lock dalla MPM, e abbiamo comprato la Montarbo, ecco, e poi siamo con... anche distributori di tanti marchi. Parliamo che tu sai per l'Italia e Mon... l'Anello Mediterraneo. Certo, parliamo... dopo ne parliamo anche di quello. Parliamo di questa Montarbo. Che, cosa ave... che appeal ci ha avuto nei vostri confronti? La Ma... qualità il ma fatto vedi, Giovanni, che fosse fatto a carattere artigianale quindi si poteva sposare benissimo con la vostra filosofia ma vedi la, la, la nostra chiamiamola così velleità la nostra, il nostro punto d'arrivo che poi non è mai un punto d'arrivo forse è un punto di partenza è quello di consolidare l'azienda ECO oggi la ECO si chiama ECO Music Group è un gruppo è la ECO che ha creato un gruppo e consolidare il gruppo cosa vuol dire? Noi non possiamo basare la nostra crescita, quindi i prossimi nostri 50 anni, solo sulle chitarre o solo sulla distribuzione. Ci siamo guardati intorno e abbiamo cominciato a dire quale settore possiamo allargare, su, su quale settore possiamo di nuovo investire. E ci siamo buttati prima sull'acquisizione di questo marchio. Prestigioso che è la Quick Clock eh, dall'MPM TAM, poi eh, ci siamo guardati nel settore audio eh, perché è un settore che noi è sempre interessato. Eh, addirittura Oliviero all'inizio della sua, eh, subito dopo la fondazione della Eco, eh, si era, aveva provato ad aprire questa strada de dell'audio ad chiamando addirittura l'audio ECO, ma sai quando un marchio è molto conosciuto per un, 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 un settore è difficile impostare questo stesso marchio su un altro settore e, a meno che non ti chiami Ferrari, che certo. magari lo puoi mettere certo. sulla moda eccetera eccetera no, ma eh, la ECO è, è conosciuta come chitarra e metterla sul marchio dell'audio non era mh, una bella idea quindi abbiamo visto che ci poteva essere questa possibilità di acquistare questa azienda storica perché la famiglia Montanari, eh, il papà Sergio Montanari eh, era morto, quindi i figli eh, stavano cominciando ad avere un po' di stanchezza, forse non so, eh, avevano forse dei problemi all'interno all della loro compagine, eh, si stavano cominciando a, a guardare intorno. Noi l'abbiamo saputo, ci siamo. Avvicinati a loro, io conoscevo il figlio Maurizio e le figlie Marisa e Maria. Scherzando, come tutte le cose, ci siamo incontrati, siamo stati a pranzo insieme. Poi da cosa nasce cosa, da cosa nasce cosa? Se le rose, se sono rose, fioriscono, e sono fiorite. E noi abbiamo alla fine, dopo circa un anno di trattative, acquistato l'azienda. Non abbiamo fatto. Un acquisto di un ramo d'azienda, siamo proprio subentrati 100%. al 100%, quindi abbiamo acquistato debiti e crediti in questa azienda perché ci fidavamo ciecamente della loro gestione, ovviamente. Lasciando il personale, quindi quello che c'era e compagnia bella? Eh, o avete fatto una reingegnerizzazione? Abbiamo un ovviamente fatto una ristrutturazione perché quando eh, l'abbiamo per comprata, Giovanni, purtroppo uno dei problemi ci siamo resi conto dopo. Eh, delle, una delle problematiche era che l'azienda la, purtroppo era in perdita, eh, era molto patrimonializzata, ma stava perdendo come bilancio. Quindi, una de, delle cose da fare prima, prima di tutto era una ristrutturazione. Ristrutturazione purtroppo vuol dire anche taglio delle di maestranze, certo, certo. riduzione dei costi d'acquisto. Eh, ecco, abbiamo fatto un, un bel lavoro, posso dire. Eh, però abbiamo comprato debito e crediti perché ci abbiamo messo la testa. Eh, I nostri commercialisti, i nostri legali ci hanno detto che non c'erano rischi, quindi lo abbiamo fatto e oggi ti posso dire che dopo l'abbiamo acquistata alla fine del 2010, eh, abbiamo fatto già un primo bilancio nel 2011, il secondo nel 2012. Ti posso dire che già dopo due anni siamo in crescita come fatturato e abbiamo riportato l'azienda ad un discreto utile. E questo è importante anche dal punto di vista eh, diciamo, per l'economia della, della, della zona, loro lavorano a Bologna. Ma... Sì, infatti abbiamo eh, lasciato l'azienda la, a Bologna perché chiaro. abbiamo ritenuto che eh, la tecnologia eh, è tipicamente bolognese, nel senso che abbiamo molti uomini e donne che hanno un'importanza primaria all'interno dell'azienda che vivono lì a Cadriano di Granarolo eh, e quindi ab abbiamo preferito lasciare l'azienda lì perché spostarla qui ne nelle marche avrebbe voluto dire certo. eh, snaturare questo marchio che nel mondo è prestigioso co e anche come l'eco anche perché poi recentemente alla mostra alla fiera anzi della NAMM che si chiama NAMM di, di Los Angeles siete andati insieme, credo sì, che avete sì. avuto dei buoni riscontri, ci vuoi sì. raccontare qualcosa? Sì, infatti mh, circa tre settimane fa c'è stata questa grandissima fiera e voi, voi che avete portato? Voi Eco. Noi abbiamo portato tutte le, come in tutte le fiere porti le, nuove, le le novità che poi andrai a produrre durante l'anno. Eh, per la Montarbo abbiamo fatto la stessa cosa la Quick Clock abbiamo fatto la stessa certo. cosa abbiamo i distributori in America ma noi ci presentiamo anche come stand singolo perché poi incontriamo tutti gli altri distributori del mondo ah, eh, essendo la prima fiera al mondo non come grandezza ma eh, come, tempo, cioè. come tempo, eh, come tempo. E poi la, 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 la fiera più importante al mondo è quella di Francoforte che tra l'altro un, arriverà tra qualche settimana uno che va lì si rifà gli occhi insomma. Sì, per, 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 te certo. che sei, per te che sei un no, amante del, serio, se del settore che vedrai certo. che se vieni anzi ti invito ufficialmente riuscito, sarai il nostro ospite perché poi lì in America Giovanni eh, trovi tutti i più grandi artisti. Pensa che mentre eh, stavamo lì parlando con degli amici mi è passato davanti Stevie Wonder che stava andando a provare uno strumento alla Mug, che lui è un caro amico dei proprietari della Mug. Eh, la Mug era attaccata a noi, quindi c'era Stevie Wonder a tre metri. Quindi... Eh, per te che sei un, no, sei un qua, appassionato guarda, so, guarda, non, guarda non ne parliamo siamo pagina 2 <ride> di, di, parlaci del, 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 diciamo degli incontri e dei riscontri che avete avuto dal mercato americano ma ecco, le, la fiera del NAM è la prima in te, in, in, in tempo, come data ed è per questo la più importante che è, che è in gennaio. gennaio, poi mi pare aprile ci dovrebbe essere Francoforte, Francoforte poi, esatto. ce cioè, poi ce n'è un'altra ad ottobre che è Shanghai. Queste sono tre, le, 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 tre, più, importanti, le più importanti al mondo sono queste, poi adesso ne sta nascendo una nuova a Mosca per il mercato diciamo, eh, ex Unione Sovietica, ma ci vorrà ancora tempo, ma le tre consolidate sono NAM, Anaheim, Los Angeles, Francoforte e Shanghai. E, essendo la prima, eh, il NAM, è la più importante perché tutti mm -hmm. prediligono venire lì, poi sai la California, Disneyland, uniscono anche lui di la per Disneyland perché le è attaccata al Disneyland, e quindi California, clima meraviglioso, sembra d'estate, sì. cioè, sarebbe bello perché vai lì e ritorni bambino e vai a Disneyland, esatto, io l'ho esatto. visto allo è vero? E poi ritorni giovane perché ti riprendi gli strumenti eccetera eccetera. No, è, è vero, è vero, è vero. Ed ecco perché la formula del NAM è piaciutissima e la fiera è visitatissima. Ma al di là di questo Giovanni volevo dirti che ritorniamo dal NAM, al di là ecco siamo carichi e motivati per i tanti incontri che abbiamo avuto con i nostri distributori mondiali. Che hanno apprezzato le nostre certo. novità, le cose che stiamo eh, per andare a produrre durante il 2013. Ma la cosa bella che ho visto, e che lo dico ai telespettatori, ma lo dico anche a te, e anche ai politici che forse ci seguono, è che l'America si sta riprendendo. I miei amici americani mi hanno detto che eh, le case, ecco il mercato quindi dell'edilizia, che era quello che, che, ha, fatto, che Casotto ha fatto crollare tutto, alcuni anni fa, subprime e compagnia esat, esattissimo, si sta riprendendo e pensa che negli ultimi sei mesi, l'ultimo semestre, le case sono aumentate del 10%, cosa che non era mai successo, si, erano, si svalutavano continuamente. quindi il prezzo di una casa è aumentato del 10% e questo da una parte è brutto per chi le compra ma è bello certo. perché dà una energia nuova una linfa nuova al mercato poi la, il NAM stessa la fiera era piena di gente cosa che non vedevo Giovanni da minimo 7-8 anni quindi non soltanto curiosi ma interessati interessati, anche, certo. quindi negozianti americani certo. si sta respirando in America un'area di ripresa e questo è bello perché normalmente quando l'America parte Normalmente, Giovanni, dopo un anno, un anno e mezzo riparte anche l'Europa e, e tutto il resto, e non solo in questo settore. E non solo in questo settore, assolutamente. Voste prospettive? Siamo quasi in chiusura per il 2013. Il 2013, Giovanni, come dicevamo prima, è un anno di transizione, non, non ci aspettiamo grandi fatturati o ripresa enorme. Per noi, rifare gli stessi fatturati del 2012 sarà già un grande successo. L'Italia soprattutto, quindi rifare lo stesso fatturato del 2012 per noi in Italia sarà già un grande successo. All'estero invece stiamo cercando di eh, incrementare perché vediamo che ci sono alcune fasce del mondo dove ancora non siamo ben presenti e quindi vogliamo investire, andare, quindi viaggi, eh, mandare i nostri uomini per aprire questi mercati con prodotti nuovi, quindi tutto sommato eh, abbiamo Positività per il 2013, partiamo positivi e carichi di ottimismo, questo non ci manca diciamo. Ecco. Ultimissima cosa, <ride> questo ha detto fra noi. Tra noi, tu sei stato anche campione italiano di organo elettronico. Ora mi porti tanti anni indietro, eh? Mi porto tanti anni indietro, ma tanto bisogna dare a Cesare quello che dice Cesare. Avevo 16 anni. Ma era il tanto amore per, per l'organo elettronico che ti ha fatto passare alla chitarra? Oppure... Ma guarda Giovanni, io... non potevi più. Giovanni, io sono di origine di Castelfidardo, anzi per l'esattezza certo. delle crocette, ci tengo a dirlo. Quindi, delle crocette, perché Oliviero.. Era nativo delle Crocette, Don Lamberto Picini è delle Crocette, l'altro mio socio Casali è Giuseppe, delle, Casali, Giuseppe Casali, è delle Crocette. Quindi siamo crocettari C'è un DNA particolare. Esatto. particolare. Quindi Crocette e Castelfidardo, Castelfidardo, la patria della fisarmonica. Mio padre produceva, te le ricordi le pianole, come no, quelle no? a ventola, no? che sembrava un... che partiva il fono? Sen... Non facciamo capire quanto. <ride> Ce ne andiamo troppo io indieno, ho imparato io... a suonare, eh. mio fratello Valentino. Eh, mi, ha imparato, mi ha insegnato a suonare su una pianola e da lì io poi sono passato alla fisarmonica e poi sono passato all'organo elettronico eh, ma la chitarra la strimpellavo cioè, quindi è stato sempre un secondo amore sei non rimasto, sei rimasto. <ride> per l'ultimissima cosa una delle cose che mi lega molto al di là della stima, l'amicizia dell e l'affetto che c'è nei confronti Stervio, è il, eh, la passione per la Juventus sì. Dove andiamo a finire questo? Giovanni? Adesso mi hai toccato un tasto. Proprio, guarda, non abbiamo limiti, non abbiamo limiti. <ride> mi dispiace dirlo per i nostri cari amici interisti e milanisti, ma quest'anno non abbiamo limiti. <ride> Benissimo, noi eh, con questo saluto che facciamo a tutti gli altri eh, tifosi delle altre squadre dicendo che purtroppo non ce n'è per nessuno. Eh, ci vediamo. Saluto Stevio grazie ci vediamo, Saluto a tutti, volta. grazie, grazie a voi. Detto fra noi, detto fra noi, detto fra noi, detto fra noi, detto.